approfondiamo domani. Quando, no, quando ci saranno i risultati. Allora, c'è un gruppo islamico estremista, pare indiano, comunque radicato anche in Italia, che sostiene che l'Occidente ormai è fallito e va curato con il Corano. E beh, fino a qua chi se ne frega. E questo lo dice anche Massimo Fini, questo comunque. Beh, non è vero, non dice che noi andiamo curati col Corano, Massimo dai. Fini dice che l'Occidente è morto. Vabbè, dice vogliamo la poligamia, cosa cambia avere tra avere due mogli legali e tre amanti come fate voi? Beh, insomma, è un po' diverso avere l'amante oppure avere tre mogli. No, però nei c'è fatti non è diverso. No, non dire cazzate, dai, su, è diverso. No, no. Però nei c'è un elemento, questo signore che si chiama Hamid sostiene una cosa piuttosto bizzarra, cioè non possono, ti assicuro, cioè, su tutti i siti, su qualche sito, in realtà non è stato facile nemmeno trovare questo audio, non possiamo prendere il pisello con la mano destra. Cioè, cosa adesso, ti giuro, ragazzi, lo dice lui, cioè, sì, non so. No, ma non riesco a capire cosa vuol dire meccanico da punto di vista pratico, fattuale. Che non puoi prendere il pisello con la mano destra. Tu come lo prendi di solito? Con la mano destra, quando vai a fare la pipì? No, adesso io ti ringrazio che entri nel merito come io. Ma non è che adesso sembra che lo facciamo apposta. Ringrazio. C'è un signore islamico presente su diversi siti, italiano, che parla italiano, di un gruppo che si chiama Fracazzo da Velletri, Tablig e Dawa, Tablig e Dawa, il quale sostiene che non prende pisello, che secondo loro non si può prendere con la mano destra. Che ti devo fare io? Sentiamo. No. Non possiamo prendere pisello con la mano destra. Vogliamo lavarsi sotto, c'è un'indicazione del profeta. No, ma questo è bizzarro, c'è un'indicazione del profeta, però non ho capito la parte, il profeta indica, secondo questo tizio, ci sarebbe un'indicazione del profeta, secondo la quale non si può prendere con la mano destra, però c'è un'aggiunta che ha fatto, adesso me lo rimandate in onda un attimo. Rimandatemelo un attimo. No. Non possiamo prendere il pisello con la mano destra. Vogliamo lavarsi sotto, c'è un'indicazione del profeta. Aspetta, prima bisogna lavarsi sotto, forse dice. Vabbè, quello bisogna farlo comunque, credo. Ah, per lavarsi sotto c'è un'indicazione del... Non ho capito bene, c'è un'indicazione del profeta. Cioè, se uno si deve lavare, evidentemente deve... Boh.